Bene, eccomi qui, finalmente vi saluto ufficialmente, ma questa mattina è stata abbastanza impegnativa, infatti come avete visto mi sono svegliata, ho subito studiato economia, poi sono andata a equitazione, poi sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, ho pranzato e adesso sono più o meno l'una e mezza e la mia lezione online di diritto amministrativo inizia alle 2. Quindi adesso mi sto riposando un pochino mentre guardo Law and Order, ovviamente borsa dell'acqua calda e puntata. Quindi sì, adesso mi riposo un po' e poi ci vediamo per la lezione. Bene, io sono qui che aspetto la lezione. Ho finito la lezione e giuro che mi stavo letteralmente per addormentare. La combo 2-3 e mezza più lezione online mi mette sempre a dura prova, soprattutto perché io ero appunto abituata a pranzare a l'1, 1 e mezza, stare un pochino, riposarmi un pochino comunque e poi iniziare a studiare verso le 3 e mezza. Quindi il fatto di iniziare comunque 1 ora e mezza prima del mio solito mi destabilizza un pochino, quindi adesso mi vado a preparare un caffè e poi io ho fame, non so perché in questi giorni mi sta prendendo una fame assurda, quindi sì, adesso andiamo a fare merenda e poi devo riprendere a studiare. Alla fine ho optato per yogurt, questo è quello senza lattosio e cereali. Bene, ora come sempre tocca a sociologia del diritto. 20 pagine, devo dire che sono arrivata abbastanza a buon punto. E quindi sì, ci vediamo a pagine finite. Bene, ho finito anche questo libro, o meglio, ho finito le 20 pagine per oggi, però sono particolarmente contenta, diciamo, perché oggi finalmente mi hanno convalidato tutti gli esami che avevo dato a Bologna e adesso quindi mi risultano nel mio libretto personale anche a Cagliari, quindi sono contenta, soprattutto sono molto più tranquilla perché il fatto comunque di avere questa questione, diciamo, in sospeso mi metteva parecchia agitazione. Comunque adesso tutti gli esami sono stati convalidati, quindi dovrò dare ancora 2 esami del primo anno di Cagliari e 2 del secondo anno e poi potrò dare gli esami del terzo. Quindi spero vivamente di riuscire a febbraio di fare tutto. Diciamo che l'esame che più mi preoccupa è sicuramente economia politica. Per gli altri, diciamo che sono un pochino più tranquilla, mentre economia politica mi preoccupa parecchio. Inoltre, essendo che sono tanti esami quelli che devo dare, non posso permettermi che questi esami vadano male, perché non ho altre possibilità per ridarli, altrimenti sì, andrebbero tutti ad accavallare e sicuramente non riuscire assolutamente a finire entro febbraio. Inoltre, soprattutto sociologia del diritto, vabbè, insieme all'economia politica, lo sto trovando parecchio difficile, molto simile a filosofia del diritto, materia che speravo di non rivedere mai più in tutta la mia vita, invece evidentemente non è stato così. Quindi un po' pesantino anche sociologia, un po' più semplice diritto romano, però nulla, sono esami da fare, sociologia e diritto romano spero entro dicembre.
Forse diritto romano anche a novembre, vediamo come riesco a organizzarmi, non lo so, contando che sto facendo anche le guide della patente e che probabilmente a novembre avrò anche l'esame della patente, non so se riuscirò a preparare anche un esame per novembre. Ci si prova, vediamo. Quindi adesso mi mancano da fare le 15 pagine di diritto romano e poi ho deciso che voglio cucinare una bella torta, non troppo dietetica ma neanche troppo pesante. Sicuramente sarà al cioccolato con gocce di cioccolato fondente e noci, un simil brownie però un pochino più leggero e soffice, meno umido diciamo del brownie. Penso lo farò nello stampo del plum cake. Quindi sì, adesso vi beccate il mio timelapse mentre faccio diritto romano e poi andiamo a cucinare la torta. All'alba delle 6:04 ho finito di studiare e adesso andiamo a preparare la torta. Di cosa abbiamo bisogno? Zucchero di canna integrale, farina integrale, noci, lievito, gocce di cioccolato fondente, cacao amaro e 2 uova. Mi ero dimenticata che serve anche l'olio di semi, comunque adesso ho montato 130 g di zucchero e le 2 uova, 50 ml di olio, 150 g di farina integrale e 50 g di cacao in polvere, mezza bustina di lievito e poi gocce di cioccolato e noci a piacere. Goccino di latte per rendere il composto un pochino più liquido. Ora 30 minuti in forno, più o meno a 180 gradi, e vediamo cosa succede. Mentre aspetto che la torta sia in forno, sto editando un pochino il vlog. E tra l'altro i miei genitori mi hanno dato una notizia bellissima, ovvero che oggi mangeremo la pizza. Anche se non è un giorno di cheat day, perché oggi è martedì. Comunque, oggi è stata una giornata abbastanza provante a livello dello studio, appunto, organizzazione, esami e sempre con problemi dell'università. Quindi mangerò un po' di pizza e poi mi hanno trasportato dal supermercato un pandoro, il mini pandoro, il pandorino, sapendo appunto la mia fissazione per il Natale. Quindi adesso edito il video, ceno. E poi assaggiamo insieme la torta perché vi devo anche consigliare una serie TV che ho iniziato ieri e che dovete assolutamente vedere. Allora, io ho mangiato la mia buonissima pizza, mi sono struccata, ho fatto la mia skincare e adesso sono qui per assaggiare la torta e consigliarvi questa nuova serie che è uscita da poco su Sky. Di cui io ho visto la prima puntata, ma per me promette talmente bene che voglio assolutamente consigliarvela, soprattutto se siete amanti come me del genere non proprio horror, però è sicuramente una serie thriller, quindi che mette un bel po' di ansia e soprattutto mi piace molto la trama. E sto parlando di questa serie. Si chiama The Third Day ed è con Jude Law. Appunto, io ho visto il primo episodio, devo guardare oggi il secondo. La potete trovare su Sky. Io appunto la sto guardando tramite l'applicazione di Sky Go. La serie è pronta a partire. Adesso assaggiamo un pezzettino della torta. Molto buona, super morbida. Io adesso col mio pezzo di torta mi guarderò il secondo episodio di The Third Day. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se sì, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e se avete visto il video fino alla fine, commentate con un emoji blu.